Si sapeva da un po' che doveva uscire Miraidon, ma finalmente è arrivato e vediamo il gameplay. E ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi, sempre qui su Unite, andiamo a vedere Miraidon, come già detto. Finalmente abbiamo il gameplay, ringraziamo come al solito El Chico Eevee, il nostro data miner leaker di fiducia. Vediamo subito che intanto si presenta in game bello grosso, infatti guardate la differenza con Ralts, vabbè, ma ci sta, anche perché è un Pokémon che non ha evoluzioni e a volte vediamo anche Buzzle per dire che è gigante in confronto agli altri Pokémon. Comunque, prime mosse sono Thundershock e Thunderwave. Vedo un cooldown anche abbastanza importantuccio, soprattutto su Thunderwave. E vediamo anche la passiva, o meglio, in realtà non sappiamo che cos'è. È una barra blu sotto la vita che è elettro, quindi molto probabilmente sarà la passiva. Ma poi a metà video, tra un set e l'altro, perché andrò a vedere tutti e due i set, vi faccio vedere anche che cos'è la passiva. Intanto guardate l'effetto che fa, lascia questo campo che influenza anche la base. Poi vi faccio vedere, insomma, perché abbiamo anche la descrizione della passiva. Intanto qua, livello 4, ancora non ha preso nessuna mossa. Vediamo che Thundershock è semplicemente un getto di elettricità. Thunderwave paralizza e fa danno, quindi molto semplici. Abbiamo la prima mossa già più interessante, Charge Beam. Intanto sembra l'animazione un po' la freccia di Decidueye, no? Che la carica, però si può spostare mentre la carica, è abbastanza simile alla freccia di Decidueye, ma ha una sostanziale differenza, ovvero questo intanto ha solo due cariche, adesso vedremo che se non le spreco ogni volta, comunque ha due cariche, e fatto due volte di fila ha poi un effetto che vi farò vedere quando lo farà El Chico Eevee, che è molto molto interessante. Intanto vediamo anche che a livello 5, ovviamente non abbiamo evoluzione, non abbiamo niente, avremo la mossa non al 6 ma al 7. Intanto c'è un piccolo spoiler, che vedete che c'è su Charge Beam, adesso vediamo se, eccolo, su Charge Beam c'è questa barra che gira intorno ogni tanto quando la preme, perché significa che la possiamo fare più volte di fila. E se la facciamo più volte di fila c'è un effetto molto molto carino. Vediamo intanto questa, di nuovo, la passiva che crea questa area, che influenza anche la base, ma non solo la base, avversaria, chissà che influenzerà un po' tutto, ragazzi. Mi sembra abbastanza broken. Tra l'altro, non l'ho detto, è alla fine un attacker questo Miraidon, e attacca da lontano, come state vedendo. E abbiamo finalmente l'altra mossa al 7, che è Thunder, quindi semplicemente tuono. Blocchiamo un attimo perché possiamo leggere la descrizione della mossa, perché l'utilizzatore evoca una nuvola che fa calare dei fulmini. Questa nuvola segue lentamente i Pokémon avversari, anzi un Pokémon il più vicino, e facendo cadere appunto questi fulmini dopo un certo lasso di tempo. I fulmini fanno danno e rallentano il Pokémon avversario, quindi anche abbastanza semplice, se vogliamo. Questo è l'effetto, vedete che c'è quel cerchio dove cadono continuamente dei fulmini. Non so perché, ma mi ricorda Clash of Clans. Per qualche motivo mi ricorda Clash of Clans questa cosa. Forse c'era una spell simile, non so, scrivetelo nei commenti, ma mi ricorda quel gioco lì. Comunque abbiamo Charge Beam, vediamo se riesce a farla due volte. Forse sì, proprio in questa occasione, esatto, guardate un po', la fa due volte e poi ha questo raggio. Guardate qua, questo raggio, ragazzi, è l'effetto di Charge Beam, ovvero noi facciamo la prima volta Charge Beam ed è quella cosa che si carica, stile frecce dei suoi. Lo facciamo, esatto, proprio questo. Lo facciamo la seconda volta ed è di nuovo quel raggio che si carica, stile frecce dei suoi. La terza volta però potremmo farlo intanto senza bisogno della carica, quindi, perché ovviamente sono solo due cariche, e crea quel raggio continuo che Miraidon continua a sparare, che fa un sacco di danni, ma soprattutto arriva anche molto molto lontano. Vediamo se... E intanto qua preme anche la Unite, vedete, l'ha appena premuta e non è successo niente, e ci ha dato 90% di riduzione, insomma, come se non l'avessimo usata praticamente. Adesso la ripreme, guardate la Unite, che cosa pazzesca fa. Guardate come lancia
come se fossero delle meteore dal cielo per poi... tutte uguali. E invece l'ultima più grande, che immagino farà più danni oppure stunna, non lo sappiamo esattamente. Tanto questa animazione di scoring, che vabbè non ne ho ancora parlato, anche se l'avevamo già vista. Però tanto Thunder è interessante anche da vedere, che va verso il target più vicino, un po' come Turbofuoco di Delphox. È abbastanza simile, devo dire. Sì sì, effettivamente il funzionamento potrebbe essere simile. Vediamo se fa il Charge Beam. Esatto, guardate qua, non solo fa tantissimi danni, è vero che stava attaccando un Pokémon al 7, ma comunque mi sembrano tanti danni, ma ti puoi anche spostare, ragazzi, ti puoi anche spostare, quindi tu puoi continuare a scappare dagli avversari mentre li trafiggi con questo raggio, che mi sembra molto l'animazione delle spell su Hogwarts Legacy, quindi tipo mi sembra una Avada Kedavra di Hogwarts Legacy, anche se questo è celeste, la Avada Kedavra è verde, però... Comunque, lo so, oggi ce l'ho con le similitudini. Lasciate stare. Lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto. E noi andiamo a vedere. Abbiamo visto tutto, quindi andiamo a vedere il secondo set. Ma prima, come vi avevo detto già, andiamo a vedere un secondino su Twitter, perché qui possiamo vedere la passiva. Eccola qua. Non guardate quella sotto, perché quella di Phalanx, o meglio, vabbè, guardatela, però farò uscire un video subito anche per Phalanx. Intanto la passiva di Miraidon. Quando il Pokémon con questa abilità colpisce un Pokémon del team avversario, quindi non un minion importante, crea un electric terrain, quindi un terreno elettrico, come avevamo visto appunto quella zona a forma di cerchio con tutta l'elettricità. Il Pokémon consuma una porzione della sua EOS Energy, quindi i nostri punti, per espandere l'area di questo terreno elettrico che crea. Se il Pokémon con questa abilità o i suoi alleati sono dentro il terreno elettrico, appunto, i loro attacchi tutti, a quanto pare, quindi anche quelli dei Pokémon che non sono Miraidon ma sono compagni di Miraidon, fanno danno addizionale e non possono essere messi a dormire, quindi tipo... canto di Wigglytuff, per dire, non addormenterà, non avrà nessun effetto. O meglio, sì, avrà l'effetto di calare le difese, in teoria, perché comunque cala le difese, però non addormenta. Electric Terrain aumenta di potenza le basi alleate. Non sappiamo bene come le aumenta, forse... avranno una difesa queste basi, quindi se lo usiamo spareranno dei raggi laser o meglio elettrici, oppure sarà più difficile scorrere per gli avversari, non lo so. E allo stesso modo indebolisce le basi avversarie, quindi immagino che sarà più facile scorrere. Non credo che abbia lo stesso effetto di Zapdos, ragazzi, non credo, ovvero che rendeva completamente vulnerabili le basi e tu potevi andare lì e scorrere senza caricare niente, questo non penso proprio. E ovviamente l'abilità va in cooldown una volta che è stata triggerata. Ma torniamo col secondo set. Eccoci qua, le mosse iniziali ovviamente sono le stesse e adesso abbiamo Electro Drift. Anche questa con due cariche, guardiamo qua. Boom! Vedete che Miraidon, attenzione perché vediamo subito l'effetto potenziato, carica e fa una rotolata pazzesca. Allora, il funzionamento è abbastanza simile, tra virgolette, a quello di Charge Beam, ovvero abbiamo due cariche, se facciamo la prima abbiamo un tot di tempo per fare la seconda e se le facciamo in questo lasso di tempo tutte e due ci caricherà quello l'Electro Drift potenziato effettivamente. Sembra molto forte, anche se ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi perché comunque con un attacker che in teoria è abbastanza fragile andiamo a fare una mossa che vedete va contro l'avversario, insomma non mi sembra proprio il massimo, però potrebbe comunque fare dei danni clamorosi, cosa che effettivamente sembra fare, e quindi shottare. Secondo me ci sono ancora... c'è ancora qualcosa da limare, perché questa mossa mi sembra fortissima e fa dei danni disastrosi. Adesso lo vedrete perché one-shotterà praticamente tutti. Ma adesso il 7 prende anche l'altra mossa, Parabolic Charge. Praticamente, adesso leggiamo,
L'utilizzatore crea un'area intorno a sé che fa danno e rallenta i Pokémon che colpisce. Se questa mossa colpisce i Pokémon avversari, l'utilizzatore recupera HP e anche una carica di Charge Beam o Electro Drift. Più Pokémon colpisce, più HP recupera. Molto semplice anche questa. Quindi in quell'area fa questa scarica elettrica, più Pokémon colpisce, più si recupera HP. Guardate qua, intanto 1300 danni al 7, che sono importanti, di nuovo, e poi la zona finale, l'azione finale, insomma, di Electro Drift, e farà quella botta clamorosa, quella rotolata clamorosa. Ma abbiamo la possibilità di leggere anche questa, quindi la leggiamo. L'utilizzatore rotola in avanti nella direzione dove sta appunto rotolando, facendo danno ai Pokémon che colpisce lungo il terreno. Quindi non solo al primo, ma se doveste colpire 5 persone fareste danno ugualmente a tutti. L'utilizzatore anche accumula elettricità. Se l'utilizzatore accumula elettricità due volte in un certo lasso di tempo, avrà la versione boostata di Electro Drift. La versione boostata ha un attacco simile, che però si fa targettando proprio un Pokémon, facendo danno a tutti i Pokémon che colpisce. Questa mossa fa danno aumentato più gli HP del Pokémon avversario sono bassi, e ovviamente può essere poi immagazzinare fino a due come si chiama? Due volte questa mossa, non mi viene il termine. Vedete che fa questo scatto incredibile di Electro Drift, anche un bel cooldown, però vedete? Guardate qua, lui c'ha 8 secondi di cooldown su Electro Drift, quindi non potrebbe utilizzarla, eppure guarda, usa Parabolic Charge, quindi teoricamente sicura, ma adesso è full vita, e ha di nuovo Electro Drift disponibile. Questa è una cosa veramente, veramente grande, perché ti azzera i cooldown e addirittura qua riesce a fare di nuovo tutta la combo completa con anche il Last Hit di Rotom. Non so se l'ha preso lui, ma comunque è un bel set sicuramente Electro Drift. Parabolic Charge non lo so ancora cosa, cioè sicuramente si energizza bene, perché con questa vai addosso agli avversari, quindi Parabolic Charge colpisce attorno a te, puoi curarti eventualmente del danno che hai preso, però comunque rimani un attacker. Se subisci magari uno stun, è facile che tu possa morire prima di esserti curato o averci provato, insomma. Guardate qua, intanto le meteore cadono dal cielo per arrivare, una sentenza sugli avversari, queste meteore. Non ho visto bene quanti danni fanno, ma credo sugli 800, sì, 830 a meteora, che devo dire, lanciando circa 4, 5, 6 meteore, mi pare, 6 forse, e 800 danni non sono pochi, insomma, per 6 meteore. Chissà, saranno intorno ai 5000 danni. Certo, non è semplice prenderle tutte sullo stesso avversario, per carità. Però, ecco, sono anche abbastanza lentucce. Però sicuramente è un'ulti fortissima. Altro che l'ulti di Mamoswine, per dire. Questa veramente, veramente forte. Guardate qua, e poi i danni assurdi di Electro Drift. Poi Parabolic Charge. E di nuovo Electro Drift, che fa mezza vita, così, full vita a un Mime. Qualche livello sotto, ovviamente adesso sta giocando contro i bot. Però questo è quanto quindi di Miraidon. Abbiamo visto tutto, abbiamo visto tutti e due i set, abbiamo visto la ulti, la passiva, tutto. E adesso ragazzi, sta a voi dirmi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Non sappiamo ancora esattamente quando uscirà, magari ecco l'informazione nei prossimi giorni. Al momento è giocabile nel server test, infatti molto probabilmente lo vedrete in live da me qui o su YouTube oppure sul sito Viola, molto molto probabilmente, e ci faremo qualche partita insieme con questo Miraidon. Ma non solo, anche con Phalanx. Iscrivetevi, mettete un bel like e andate a vedere anche il video di Phalanx. Guardate qua, boom, chiudiamo così, chiudiamo con questa doppia molto molto bella da parte del Cico Eevee. Grazie a tutti. Alla prossima, ciao!